Ma quanto siete belli! Vi pensavate che Carminiello vi lasciava senza bolletta? Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua! E benvenuti in un nuovo episodio della bolletta di Carminiello, episodio 3. Siamo alla terza giornata. Questa bolletta io la faccio a schermo e le farò sempre così perché mi piace questo format. E fatemi sapere se vi piace che io introduca la mia telecamera qui sotto nel vostro schermo mentre io mi gioco la mia cazzo di bolletta. Fatemi sapere, ricordatevi che l'iscrizione al canale è gratis. La date a cani e porci questa iscrizione. La posso pretendere anche io. Su, 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 su. Iscriviti al canale. Fai un atto di bene. Fai un atto di bene che quasi muore. Quasi muore. Detto questo, terza giornata di Serie A. Questi sono i pronostici di Carminiello. Questi sono i pronostici di Carminiello, perché me la sento, me la sento. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo subito un Monza Udinese che giocano alle 18:30. Io qua sinceramente il 2 del il 2 dell'Udinese lo dava a 2:36, un'ottima quota, ma non me la sento di rischiare e quindi vado di X2 perché la prima partita, sai, dopo dobbiamo buttare tutte le schedine. E mi girerebbe il cazzo. Lazio-Inter, ragazzi, sorpresa, è vero, non mi darete dell'antinterista, però ragazzi, io sta scommessa ci devo mettere un po' di brio. Io qua non ci posso andare a mettere goal over, perché se la partita finisce 0-1, 0-0, a Rop va già pigliata sulla cavata e mucca, e quindi io non la rischio, anzi, la rischio perché per me l'Inter non vince e metto favorita la Lazio. Non lo so, ho questa pazzia, metto favorita la Lazio, 1x a 1,94. E tutti felici e contenti. Detto questo, Juventus-Roma, c'era l'1 quotato a 2,34, c'era il 2 quotato a 3,25 e c'era l'X quotato a 3,20, come potete vedere dallo schermo. Però, se io mettevo l'1, la gente mi diceva: no, vabbè, Carmino, ma tu hai messo 1 perché sei tifoso della Juve, tu ti parli e non capisci niente. A fa mucca chi da molti. Detto questo, l'anno scorso, Juventus-Roma finì 1-0 con gol di Moise Kean. Al ritorno finì 3 a 4 per la Juventus in rimonta e io qua ci ho messo un over 2 e mezzo. Vaffanculo, la voglio perdere. Però o vince la Roma o vince la Juve, io penso che 3 gol li farà, anche che secondo me sono due tecnici che si chiuderanno e sarà una partitaccia. Però per non mettere la mia amata Juventus, oh, vinci, vinci, ti prego, vinci, ho messo l'over 2 e mezzo. Cremonese Torino, la Cremonese, ragazzi, ha fatto un'ottima prestazione con la Roma. E qui c'era l'imbarazzo della scelta, perché l'uno della Cremonese a 3,15, il 2 del Torino anche bellissima quota, 2,32, ma io qua ho scelto l'over 2,5. L'over 2,5 perché secondo me la Cremonese lo fa un gol, per me vince il Torino, poi chi vivrà vedrà. Milan-Bologna, qua gli volevo mettere l'1x, come vedete quotata 1,8, ho detto ma Milan-Bologna ci posso mai mettere 1x? Certo, voi mi direte: ma Carminù, questa è una partita da over. Ho capito, va giù. Però sta settimana ne ho perse tante di scommesse. Cioè, tre scommesse le ho perse proprio per mettere over. Le prime partite non sono da over. Cioè, nel senso, mi sono un po' applicato. Ho detto, vabbè, ci può stare. E vabbè, arriviamo a Spezia-Sassuolo. Ragazzi, Spezia-Sassuolo, non me ne vogliate. Goal, over, no. Ma io qua il 2 fisso del Sassuolo a 2,33, probabilmente è quella che perderemo, perché secondo me il rischio di questa scommessa è la Lazio 1x e Spezia Sassuolo, perché poi è abbordabile come situazione, è proprio abbordabilissimo, abbordabilissimo, ok? Quindi il 2 del Sassuolo a 2,33 è regalatissimo. Non mi ricordo cosa ho messo. Ah, Salernitana-Sampdoria, ho messo la combo. Cioè la combo, sì, DC, X2 più over 1,5, come vedete qui alla destra del schermo, nel carrello, come vedete, Salernitana-Sampdoria, X2 più over 1,5. La Sampdoria ha fatto un'ottima partita con la Juventus. Se questa è la Sampdoria, io ho messo favorita la Sampdoria, tanto se finisce 1-1 la scommessa è presa. Non me ne vogliate, tifosi della Salernitana, ma io do favorita la Sampdoria. Poi può vincere anche la Salernitana, complimenti a voi. Però, come vedete nel carrello, X2 più over 1,5, quotato a 2,01, secondo me è un'ottima quota, ok? È vero che dopo che la Sampdoria, si dice che dopo che fanno una grande partita con la Juventus, queste squadre poi vanno a pareggiare 3-4 partite, addirittura perdere. È vero, questa cosa è vera.
è la Sverona Taranta. Ragazzi, come vedete qui abbiamo anche qui una combo X2 più over 1,5 che mi piace tantissimo, 1,46 perché non mi sono sentito di rischiare l'Atalanta, perché comunque ha avuto una partita importantissima contro il Milan e mi sono andato a giocare l'X2 più over 1,5, almeno se finisce 1-1, 2-0 è presa, dai. Non ho voluto rischiare. Abbiamo Lecce-Empoli che qui io, ragazzi, per me vince il Lecce, infatti qui abbiamo un 1x quotata 1,40 e me lo sono giocato subito. È vero, questa poteva essere una partita da gol e over, la verità. Però, ragazzi, non me la sento perché comunque il Lecce o segna o non segna, cioè qua è pericoloso. Però non me ne vogliate, ragazzi. Fiorentina-Napoli, qui io ho detto, vabbè, sono due squadre che giocano un calcio offensivo, si faranno male e vai giù, over 2,5. Cioè, come vedete, la scommessa è nel carrello e l'andiamo, ve la vado a leggere in elencata. Monza Udinese X2, Lazio Inter 1x, Juventus Roma over 2,5, Cremonese Torino over 2,5, Milan Bologna 1, Spezia Sassuolo 2, Salernitana Sampdoria X2 più over 1,5, la Sverona Atalanta X2 più over 1,5, Lecce Empoli 1x, Fiorentina Napoli over 2,5. Ragazzi, la scommessa esce con 2 euro 527 euro. Per quelli che dicevano, ah sì, ma la scommessa poi esce 20 euro, tutto un bordello, non è così. Questa è una scommessa, mi piace, non è neanche troppo difficile, perché basta che la Lazio, finale un pareggio tra Lazio e Inter, cosa c'è di rischioso? E Lecce, sì, manca un pareggio, vabbè, per il resto secondo me è una scommessa che ne vale la pena giocare. Con 2 euro ne prendi 500, poi se volete potete anche rischiare 5 euro, 3 euro, potete aumentare. Io mi gioco i miei 2 euro e sono contento così. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi piace questo format, fatemi sapere qui nei commenti. Io vi saluto, buonanotte, domani si lavora, buon lavoro a tutti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e fino alla fine, forza io. Ciao belli!